E ciao a tutti e bentornati in un nuovissimo video. Siamo come sempre da Dottori M2, concessionario ufficiale Moto Morini, Moto Guzzi, Aprilia, Royal Enfield, ed oggi andremo a testare una moto che mi incuriosisce particolarmente. Sì, è un genere che io non comprerei mai, o almeno non in questo periodo, perché andiamo a portare una Scrambler, una moto uscita nella seconda metà del 2022 che però rispetta le stesse caratteristiche della X-Cape, ovvero non il segmento ma il rapporto qualità-prezzo, perché lei sembra avere tutto ciò di cui puoi avere bisogno. Il test non lo effettueremo qui, ma andremo sul Vesuvio che ci attende con un po' di neve. If it's up to me, I won't go to work for a week. No, I won't. Just to stay in bed with you, cuddle and watch TV. Ed eccoci qui ragazzi, siamo arrivati finalmente sul Vesuvio e cominciamo a parlare subito di questa Moto Morini 6,5 Scrambler. È la prima Scrambler che porto sul canale, non è la prima che porto, ma diamo un attimino la definizione di Scrambler per chi non lo sapesse. La Scrambler non è altro che una moto pensata per l'utilizzo stradale, ma che si presta anche a qualche strada bianca e prevalentemente rimane una moto da passeggio, quindi non è un mezzo sportivo. E dobbiamo partire proprio da questo presupposto, perché questo test non sarà svolto cercando le prestazioni di questa moto, proprio perché è una moto da passeggio, è una moto bella, una moto donnaiola, perché è bellissima, e quindi ci soffermeremo su varie cose. Diciamo, ovviamente i gusti sono personali, però c'è da dire che hanno fatto veramente un gran bel lavoro. Non trovo nessuna similitudine con altre, quindi solitamente si tende a scopiazzare, si scopiazza l'una con l'altra, ma lei ha una sua identità. Bellissima questa colorazione verde con questa forcella oro, questa sella è veramente, cioè, dal punto di vista estetico è fatta troppo troppo bene, infatti mi piace un sacco. Discutibile la scelta del portatarga su ruota, è una cosa che va molto di moda, a me non fa impazzire. Ma passiamo alla scheda tecnica prima di salire in sella e darvi le impressioni di guida. Abbiamo come cuore pulsante lo stesso della X-Cape, essendo due moto gemelle praticamente, un 649cc bicilindrico che eroga la potenza di 61 cavalli a 8250 giri ed una coppia massima di 54 Nm a 7000 giri. Una coppia che su carta è molto in alto, un po' come la X-Cape, ma vi assicuro che qui sulla 6,5 hanno fatto un lavoro alla centralina incredibile. E infatti la moto rispetto alla X-Cape, complice sicuramente anche il peso ridotto rispetto alla X-Cape, si percepisce molto più scattante, molto più divertente, molto più pronta. Passiamo invece alla ciclistica, quindi sospensioni e freni. Sospensioni marchiate Kayaba sia all'anteriore che al posteriore. All'anteriore troviamo una forcella upside down, quindi a stelo rovesciato, da 43 mm completamente regolabile, mentre al posteriore troviamo un mono, sempre Kayaba come ho detto, regolabile in precarico ed estensione, mentre l'impianto frenante è tutto gestito da Brembo e all'anteriore appoggia su un doppio disco da 300 mm, mentre al posteriore abbiamo ovviamente un monodisco da 255 mm. Ovviamente leggiamo Brembo, ma non vi aspettate la prima fascia di Brembo. Però in ogni caso ragazzi, secondo me su una moto che costa 7390 euro è tanta roba, cioè veramente è tantissima roba. A parte la scelta di chiamarla 6,5, che anche questa mi piace veramente tanto, farei un appunto su questo faro che è bellissimo, veramente mi fa impazzire questo. E se la vedete, guardate, guardate qua, anche di giorno visibilissimo, anche se alla fine ragazzi l'ho usata anche di sera, e l'abbagliante vi assicuro che fa pochissima luce, mentre l'abbagliante tantissima, quindi forse qui c'è da lavorare un pochino. Anche lo stop mi piace tantissimo ragazzi, la cosa che sottolineo, che guardate qua le frecce di serie, ma quando mai avete trovato delle moto che escono con delle frecce così belle? Cioè guardatela, dai, come fate a dire che in Moto Morini non stanno attenti? E vi ripeto, alla fine ruota sempre tutto attorno a quello. Il prezzo di questa moto è incredibile, anche perché la moto poi ci concede, oltre i tasti retroilluminati e un menu in cui navigare, la connettività Bluetooth come anche sulla X-Cape, uno schermetto che è molto più piccolo di quello della X-Cape ed a prezzo alla grande perché la risoluzione è molto più alta. Poi abbiamo ovviamente qualsiasi informazione noi vogliamo
della moto, quindi abbiamo anche addirittura la pressione dei pneumatici, il voltaggio della batteria, tutto questo che vedete qui nel pacchetto base, perché come vi ho detto questa moto esce in un'unica configurazione ed è proprio questo secondo me il cavallo di battaglia di Moto Morini, che se continuerà su questa strada, secondo me potrà diventare tranquillamente regina del mercato nel giro di qualche anno. Continui i richiami all'Italia. Direi che abbiamo parlato troppo da fermi. Saliamo in moto, andiamo a guidarla e a scoprire come si guida questa Moto Morini 6 e mezzo. Ed eccoci qui, ragazzi. Siamo in sella alla nostra Moto Morini 6 e mezzo Scrambler. Io la porterò in maniera un po' allegra. Oggi c'è allerta meteo sul Vesuvio, quindi probabilmente sentirete un po' di vento. Partiamo come prima cosa dal comfort alla guida, quindi la posizione: siamo molto comodi, siamo in una posizione di pieno controllo, braccia larghe, in una via di mezzo, diciamo di distanza tra busto e manubrio, non siamo né troppo lontani né tantomeno troppo vicini. Comunque, in ogni caso, pedane che si allineano perfettamente con il nostro sedere, quindi siamo dritti, siamo comodi. Inutile dirvi che questa quindi è una moto da passeggio e quindi ci deve far stare comodi. Una cosa che però non vi farà stare comodi è almeno il setting di base di queste sospensioni, perché soprattutto in città, soprattutto a Napoli, l'ho testata sulle strade peggiori forse del mondo, la moto risulta un po' rigida. Però ecco che qui ci vengono in soccorso le varie regolazioni che possiamo appunto apportare alle nostre sospensioni, perché con 7.390 euro abbiamo un prodotto con il reparto sospensioni regolabile. E quindi parliamo proprio di sospensioni. Ormai ce l'ho già da 2 giorni e vi devo dire che mi sto trovando veramente bene. Oltre alla rigidità, trovo una moto che per strada sta bene. Sono il giusto compromesso per quanto riguarda le curve, quindi non abbiamo né una moto che affonda alla prima frenata né tantomeno un anteriore rigido, rigido, rigido. Quindi secondo me è il giusto compromesso. Mentre l'impianto frenante è anche un'altra di quelle cose che va alla grande. Il peso a secco di questa moto è di 200 kg, quindi sicuramente non la più leggera della categoria. Guardate qua come sprigiona, non so se notate la differenza con l'erogazione della Xscape. Freni che comunque lavorano alla grande, siamo affidati a Brembo, quindi non ci possiamo a prescindere aspettare una brutta frenata, ed infatti la moto frena alla grande, anche il freno posteriore soprattutto. Passiamo al motore ragazzi, che ormai veramente conosco bene, spinge quasi da subito e ce la fa a godere alla grande. Un difettuccio che ho trovato, intanto qui c'è la neve sui bordi della strada ed è anche lì sul Vesuvio, ma noi ci fermeremo tra poco. In ogni caso, la moto ha la tendenza ad andare subito sotto coppia ed è un sotto coppia forse un po' pericoloso, soprattutto per i neofiti. Perché? Perché il motore non è molto flessibile, tende a saltellare subito, quasi a dare la sensazione che la moto si vuole spegnere. Ovviamente questo è il principio base del motore quando va sotto coppia, però qui sembra che sia troppo facile arrivare a quel punto. Non appena starete con una marcia in più rispetto, diciamo, alla marcia che dovreste avere, la moto comincerà a saltellare di brutto. E questa appunto è una cosa che per chi non è abituato a guidare le moto, per chi ne mastica ancora poco, può essere pericoloso, perché in situazioni magari di pendenza, di salita o con passeggero, quindi di poco equilibrio nelle curve, potrebbe causare qualche problemino. Però questo ovviamente è soggettivo, perché ci sono anche alcune persone a cui piace questa cosa, perché magari caratterizza un pochino di più rispetto ai motori super lineari e super flessibili. Inutile dirvi che la moto la sto guidando mattina, pomeriggio e sera, e devo dirvi soprattutto che in città non passa per niente inosservata. Voi perché è una moto nuova e non tutti la conoscono, voi perché è bella, ma comunque le persone si fermano a guardarla. È incredibile come in alcune situazioni dove ci sono moto che non solo costano magari 2-3 volte la 6,5, ma magari sono anche più belle anche per me, ci sono persone invece che si interessano proprio a lei perché ha un design secondo me molto riuscito. Ed è proprio qui che secondo me gioca bene Moto Morini, e l'ha fatto con la Xscape, l'ha fatto con la 6,5, anche con la versione stradale molto carina, anche se lì
forse si va a toccare un pubblico un po' diverso, quindi quella secondo me avrà qualche difficoltà in più a piazzarsi bene sul mercato. Come dicevo, il peso è di 200 kg a secco, ma non appena vi metterete in marcia, e complice anche il baricentro basso, la moto diventerà una vera e propria bici. L'unico momento in cui la trovo un po' impacciata non è nelle manovre da fermo in moto, ma è nelle manovre da fermo fuori la moto, ovvero quando la proviamo a spostare diciamo da alzati, lì trovo che si sente parecchio il peso. Ma ieri ha provato a salire qualche mio amico anche più bassino e ci toccano diciamo bene o male tutti in maniera molto tranquilla, e questo è un bene perché diventa anche una moto maneggevole magari per un pubblico femminile, che è estremamente attratto da questa moto. Infatti questa alla fine è una moto da passeggio che secondo me va anche un po' nel fashion, perché non lo so raga, a me piace tantissimo esteticamente. Io comunque sono sempre più scioccato per la facilità di guida di questa moto, è disarmante, come se l'avessi sempre guidata, veramente. Ed eccoci arrivati alla fine del test, veniamo alle conclusioni. Una moto secondo me molto equilibrata in generale, una moto adatta soprattutto secondo me a chi si avvicina alle moto o semplicemente a chi piace il mondo fashion e andare a passeggio, perché qui ci vai veramente bene e non passi inosservato. Tuttavia ho trovato qualche difettuccio. Il primo difetto su tutti è secondo me la sera, il faro ragazzi non illumina niente. Abbiamo un faro a LED e un abbagliante che illumina tantissimo, ma l'abbagliante ragazzi purtroppo è bocciato secondo me. Scusatemi se non mi sono tolto il casco, ma è per una questione di audio, perché c'è tantissimo vento oggi in autostrada. Ovviamente ragazzi, avendo un'impostazione con braccia larghe un po' distanti dal manubrio, non avendo protezione aerodinamica, prendiamo tantissimo vento, quindi sicuramente chi la prende deve immaginare che la protezione aerodinamica è zero e quindi non si sta comodissimi superati i 110-120 all'ora. Cominciamo proprio a stare in mezzo ad una vera e propria tempesta, come tutte le moto scarenate però, non è che solo lei è così. Consuma un pelino di più dell'XKip, nonostante comunque i consumi sono ridotti, si riescono a fare tranquillamente i 20 km al litro. Sospensioni regolabili che si comportano comunque bene in ogni caso, le potete settare a vostro piacimento, ma insomma ragazzi, come ho detto più volte, questa non è una moto per andare forte, è una moto bella da passeggio che offre tanto, e sottolineo ancora una volta 7.390 euro il prezzo di questa 6,5, e questo è un prezzo spaccamercato perché non è solo un prodotto economico ma è un prodotto anche di qualità. Unica mia critica estetica: questo scarico è orribile per quanto mi riguarda, però devo dire che alla fine nel design totale della moto non fa questa brutta figura, però a me non piace proprio, mentre piace molto questo codino. Mi sarebbe piaciuta la targa alla fine di questo codino. Bellissimo lo stop, bellissimo il faro ma non funzionale, ottime le frecce di primo equipaggiamento, non bisognerà cambiarle, quindi diciamo che una moto secondo me promossa a pieni voti. Ringrazio ancora una volta il concessionario Moto Morini, Aprilia, Moto Guzzi, Royal Enfield, Dotoli M2, e vi consiglio di andare a provarla se siete interessati, perché ha sempre una demo disponibile, proprio quella che sto guidando io in questo momento. E mi raccomando, provate sempre le moto prima di acquistarle, perché senza provare le moto, andando a scatola chiusa, si fanno i peggiori errori. Per questo video è tutto, io vi invito ancora una volta ad iscrivervi al canale per supportarmi in maniera gratuita. Noi ci vediamo a un prossimo video, e se avete provato questa moto o se la possedete, fatemi sapere cosa ne pensate e quali sono magari i difetti che io non ho notato in questi 3 giorni che l'ho avuta. Bella ragazzi, da VR, al prossimo video.